Il brufolo più grande del mondo, ragazzi, il video su YouTube, incredibile. Mamma mia, mai visto niente del genere. Ha buttato fuori mezzo chilo, un chilo di pus, una cosa mostruosa, ma da un lato è anche spettacolare, oddio, una cosa orrenda, cioè orrenda no, perché mamma mia, ma ha proprio senso. 407.000 visualizzazioni ha fatto questo tizio. Che comunque è un documento che, per quanto raccapricciante, come dice lui, dal Curiosone TV, ecco, il 3 dicembre l'ha pubblicato, ma io mai visto una cosa del genere, non credo neanche che potesse esistere. C'è un signorotto qua, 60-70 anni, sembra, capelli bianchi, bello in carne, sembrano americani, che praticamente sta sdraiato e una con i guanti gli fa un'incisione. E butta fuori dalle spalle un brufolo che sta a portata, che tira fuori di tutto. Ecco, vedo non so se è una dottoressa, ma sì, penso sia una dottoressa, anche se sta vestita, cioè dottoressa, sta vestita, quella che l'ha inciso, sta scalza, in pantaloncini, c'ha solo i guanti e col coltello, però sembrava una che si muoveva bene, evidentemente una che se ne intende. Il più grande brufolo del mondo che viene schiacciato. Apriamo una parentesi. Molte persone tra di noi sono intorno a noi, no, sono in mezzo a noi, come dice Frankie Energy nel suo rap. Molte persone tra di noi amano schiacciare i brufoli. Io penso che queste 400.000 persone, che hanno visto questo video, la grande maggioranza ama schiacciare i brufoli. Insomma, qui hanno, sì, io penso che abbiano invidiato tantissimo questa schiacciatrice, perché schiacciare il più grande brufolo del mondo sarebbe potuto essere stato per loro il sogno, uno dei sogni della loro vita. Ma guardate, continua addirittura, ecco, a spremerlo, poi l'ha proprio pianificato, molto, ha fatto un bel lavoro, insomma, il video è anche lunghino, dura 3 minuti e 43, ecco qua, aveva un bozzone grande, invece adesso l'ha appiallato e nella parte iniziale, quando erutta, perché il brufolo erutta, vediamo che al minù butta fuori proprio tonnellate di questo liquido che da una parte fa senso, ma da una parte mostra anche, chissà perché, noi uomini abbiamo questi gusti per le cose primordiali, antiche dentro di noi, chissà perché piace a molti spremere e vedere spremere i brufoli, chissà, forse perché ha un qualcosa di catartico, un qualcosa di liberatorio, non lo so. Andatelo a vedere. Io intanto ho fatto questo piccolo mia segnalazione. Dice: a che servono i tuoi video? Non lo so, è per passare il tempo, tutto qua. E anche per segnalare, per chi non li potesse vedere, per dire la mia, per dire la mia. Dice: vai a lavorare, che lavoro fai? Ecco che lavoro faccio. Io faccio il commentatore su YouTube dei video e non solo questo. Ciao, oggi mi sento molto serafico. Ciao. Ciao, è Natale. Buon anno.